Buongiorno, sono Andrea Bianchi di Mountain Blog e questo è il podcast Outdoor e Ambiente. In regia con noi Mirko Sotgiu. Ciao Mirko. Ciao a tutti, buongiorno. E soprattutto in linea con noi Simone Moro, direttamente credo da Kathmandu. Ciao Simone, ci confermi, sei a Kathmandu in questo momento? Sì, ciao Andrea, ciao Mirko. Sì, sono a Kathmandu per le note ragioni di perseverare nel bruttissimo tempo al campo base e cerco di salvare perlomeno un po' di tempo facendo altre cose che avrei dovuto fare poi alla fine del mese che riguardano il fatto di poter venire qui a pilotare come pilota di soccorso questa primavera. Ecco, parto da qui perché è una cosa che non si darebbe per scontata. Nel bel mezzo di un tentativo di spedizione invernale al Manaslu, tu riesci non solo ad attendere, ad avere pazienza, ma anche a sfruttare il tempo per questioni burocratiche di fatto in questo momento. Ma guarda, ho imparato con tante spedizioni invernali, questa è la 21esima spedizione invernale che ho fatto e se fossi intelligente ormai avrei capito che come sono fatte le spedizioni invernali e quanto dura sia l'attesa. Ecco, ho imparato che purtroppo, soprattutto qua negli ultimi anni e specialmente sul Manaslu, quando arriva il brutto tempo non è una questione di qualche giorno o di qualche settimana, ma rischia di essere una faccenda di qualche mese o dell'intero inverno. Quindi voi sapete, io ho sfruttato il tempo dell'attesa sia allenandomi sia scrivendo libri nelle varie spedizioni. Qua in Nepal, che è un po' meno complicato rispetto al Pakistan, sto parlando dei trasporti, e con il fatto che la zona del Manaslu sia abbastanza isolata, ogni tanto vengono degli elicotteri di colleghi che vengono a fare dei soccorsi o per persone anziane o qualcuno che si è infortunato nella valle del Manaslu, soprattutto Samagaon. Ecco, questo dà la possibilità alcune volte anche di poter venire, visto che è la montagna più vicina a Kathmandu, è solo 30 minuti di volo e si è già qui nella capitale. Siccome ho preventivato di venire questa primavera qua a pilotare, facendo pilota del soccorso, ci sono tutta una questione di burocrazie da svolgere relative alle licenze, visite mediche, contratti di lavoro, visite di lavoro e così, e quando ho visto e sentito che le previsioni davano e purtroppo danno ancora tanti giorni di brutto tempo, ho deciso di sfruttare il tempo così. Senti, sono circa, se non vado errato, 50 giorni ormai che siete impegnati in questa spedizione e quindi possiamo dire che occhio e croce ve ne avanzano ancora 35, diciamo, no? Tu hai ampiamente dimostrato di avere la capacità di non farti prendere, come hai scritto, dalla febbre di vetta. Qual è il limite oltre il quale il tempo poi rischia di non essere più sufficiente? Guarda, pochi minuti prima di questa nostra chiacchierata ho avuto un paio di pronostici e aspetto quello, permettimi di dire, biblico di Carl Gabel per avere conferma di queste notizie, e sembra che fino al 3 o al 4 di febbraio, almeno fino lì, faccia brutto. Se dal 4 viene fuori il sole più bello del mondo, come minimo una settimana se ne va per evitare i pericoli. Cioè, proprio anche sempre oggi sono scesi esausti dal campo base due Sherpa giù a Samagaon, aprendosi la traccia, gli abbiamo prestato le racchette da neve e tutto ovviamente, e appena poco prima di arrivare giù mi hanno detto che c'è stata anche una valanga che ovviamente non li ha presi, non li ha neppure sfiorati, però diciamo è scesa dove erano passati un'oretta prima. Quindi questa è la prova provata che quando le montagne si caricano, anche senza il sole già partono le valanghe. Immaginatevi come possa essere. Cambiando vocabolario, se da noi insomma ha nevicato tanto e poi c'è un pericolo 4 o 5 di valanghe, non è che la prima giornata di bel tempo avanti liberi tutti. Voi lo sapete meglio di me che ci sono dei giorni in cui il pericolo persevera, soprattutto magari nelle giornate più tentatrici, cioè bella magari di cielo blu e bel tempo. Quindi adesso io aspetto Gabel, sento com'è il meteo
e poi vediamo un po', perché se facesse brutto fino al 3 o al 4 o al 5, vuol dire che per una decina di giorni fa brutto, quindi vanno impiegati questi 10 giorni, ok? È che anche nelle altre valli non siamo messi bene. Vedo Kobush all'Everest, il vento che spacca le tende e crea casini, quindi non è un brutto solo al Manaslu, purtroppo è un brutto generalizzato. C'è il rischio di dover frazionare la spedizione. Frazionare vuol dire che la spedizione potrebbe ripartire dopo la prima settimana di febbraio e provare a giocarsi tutto negli ultimi 15 giorni. Io le ho provate tutte, tu hai detto che sono 50 giorni, io in realtà sono partito il primo dicembre, ok? E il primo dicembre, se conto 31 giorni di dicembre e conto che il 26esimo se ne è già andato, sono tanti, sono 57 giorni, sono già due mesi che io sono in giro. E sai un'altra cosa, Andrea, ho visto quanto costa la coerenza. E io mi riferisco all'annoso concetto dell'inverno astronomico. Io, avete visto, ho salito l'Obuche Peak in 5 ore ed era i primi 10 giorni di dicembre, ho salito la Madablam in meno di 48 ore ed era il 20 di dicembre. Se io quei giorni lì, invece di fare acclimatamento, avessi nicchiato o avessi giocato convenientemente sull'altra teoria dell'inverno, in quei 21 giorni io avrei già fatto il Manaslu, ma già da anni. È che io lo so che dopo il 21, intorno al 25, arriva l'inverno vero. E non ho voluto adattarmi neppure alle convenienze, perché se mi adattassi agli altri inverni di altre persone, cacchio, avrei già fatto da tempo sta montagna. Invece, insomma, voi lo sapete meglio di me, insomma, la coerenza va mantenuta e ha un prezzo. E lo sto pagando ancora per la quarta volta in una spedizione che... magari può sembrare strano, mi sto pagando io, È una coerenza che però appunto paga 2015, 2019, 2020, se oggi nel 2022 sei ancora qui che ci provi con i tuoi principi, quelli che ci stai esponendo adesso, vuol dire che comunque, anche se il tuo approccio si è evoluto, sei rimasto su questa linea, no? Sì, che poi, andiamoci chiaro, è la linea generale, solo che sai, sono sempre le voci fuori dal coro che fanno più rumore e stonano, certo, più rispetto a un'orchestra ben fatta, quindi io non è che sto facendo l'inverno mio, sto facendo l'inverno di tutti. Certo, dopo a forza di non magari di voler andare in cima, c'è chi invece che perseverare cambia le regole, io non sono così, ma non è questo il tema di adesso, diciamo che il tema è che mi viene quasi da ridere, anche se sono il più perseverante, sono ancora qua, che sul Manaslu non riesco ad andare oltre i 6.100-6.200 metri, che fa ridere, perché il Manaslu è uno degli 8.000 più facili in assoluto. Se penso che ottobre è andato in cima il principe del Bahrain, seppure quasi portato in portantina con ossigeno e con tutto, ma in condizioni strepitose, gli stessi Sherpa che c'erano là sono quelli che la Seven Summit ha mandato al campo base, perché c'erano anche degli altri clienti nel mese di gennaio al Manaslu, e avete visto, sono andati via tutti, ok? C'è chi è venuto con 3 settimane, chi con 4, chi con lo spirito, ma sì, la provo, e hanno preso una scopola che è la stessa che stiamo prendendo noi adesso, ma magari forse siamo più abituati e rodati. Tornando ai pronostici, in effetti anche dopo la necessaria attesa del bel tempo per assestare la neve, che tipo di situazione troverete? Probabilmente le corde sepolte, tutto il lavoro da rifare fino a campo 2 come minimo. Sì, allora devo essere sincero, guarda che di corde ne abbiamo messe molto poche, perché non c'è stata tra l'altro neppure l'opportunità di metterla. Lo significa, fino a campo 1 non ci sono corde eccetto 100 metri sotto il campo 1, e sopra il campo 1, per andare verso il campo 2, sì, lì ce n'è qualcuna sepolta, ma sarà una o due bobine, quindi saranno 200-300 metri di corde massimo. Diciamo che hanno trasportato, non voglio prendermi mai dei meriti che non sono miei, io ho portato altri carichi, però hanno trasportato fino in cima al campo 1 un po' di bobine di corda che in teoria servirebbero per attrezzare sopra. Quindi
per assurdo la montagna è quasi come l'abbiamo trovata, ok? E quei pezzi di corda che abbiamo messo sono quelli che poi vengono presi sempre e riportati giù. Quindi anche la storia dell'alpinismo pulito e l'alpinismo sporco, insomma, anche qui sarebbe bello che ogni tanto magari si fosse meno categorici nel definirlo. Nel nostro caso, ecco, delle poche corde fisse sono sotto la neve, ma non è quello il problema. Sarei un bugiardo se dicessi dobbiamo rifare tutto il lavoro delle corde fisse. No, dobbiamo rifare tutto il lavoro di batter traccia, ma che quello non mi preoccupa, devo essere sincero. Ciò che mi preoccupa è la quantità di neve che c'è. Guardate, veramente, giusto per darvi l'idea, l'ultima volta che i tre alpinisti clienti sono andati a Campo 1 perché volevano portarsi a casa giustamente tutto il loro materiale che avevano lasciato su in tenda, hanno, nell'ultimo tratto che normalmente si fa gli ultimi 100 metri di dislivello, l'hanno fatto in 3 ore e un quarto, e chi stava davanti stava con la pala. Cioè, siccome non si riusciva neanche a alzare la gamba per andare avanti, talmente c'era tanta neve, allora si spalava un po' e si faceva un passo. La stessa tecnica che si è vista in un filmato di Pasan Ringi, che è lo sherpa fotografo che è con me. Ecco, quando la condizione è così, il pericolo è pazzesco. E siccome sul Manardo sono già successe delle tragedie che hanno coinvolto anche degli italiani, vi ricordate anche Alberto Magliano, certo, che era un amico tra l'altro, è morto al Manaslu per una valanga, per una importante nevicata in primavera. Adesso ce n'è una quantità mostruosa, quindi io sposo la teoria della perseveranza, l'ho anche scritta, continuo a portarla avanti, non in maniera però cieca, nel senso che se per assurdo una previsione mi dice che fino a metà febbraio fa brutto, dura in 13 giorni sperare che il pericolo diminuisca. Da Campo 2 in poi che tipo di salita si può prospettare? È lì il pericolo, perché andare a Campo 1 il pericolo ce l'hai nell'ultima ora, ok? Quando arrivi al colle fai dei traversi, ma poi entri, tecnicamente è facile, non c'è niente da dire, non puoi inventare delle difficoltà tecniche che non ci sono, perlomeno per un alpinista di una certa abilità, ecco. Un alpinista che va al Manaslu, l'ultimo dei problemi deve essere delle difficoltà tecniche, perché altrimenti è sulla montagna sbagliata. Ma è un po' come andare alla Capanna Margherita da noi, ecco, più o meno siamo lì. È chiaro, sulla montagna che è il doppio della quota, ma il problema è che sono pendii perfetti per il distacco valanghe, ok? E quello che noi stiamo aspettando da più di un mese è che parta questa valangona gigantesca nello stesso punto purtroppo dove è partita quella che ha ucciso anche Alberto Magliano, e spazzi via tutto, e invece nulla, anzi continua ad esserci un accumulo. Adesso poi sta arrivando il jet stream, quindi i venti che fino a un po' di tempo fa non c'erano, prima era solo la neve, adesso c'è anche quello del vento, che se da un lato può portare via la neve, dall'altro lo deposita anche. E siccome la direzione del vento è per il momento opposta, viene dal lato opposto rispetto alla parete che da fare fino a Campo 3, per assurdo sta creando più depositi che non pulire la montagna. Insomma, il Manaslu, se è stato salito d'inverno una volta sola 37 anni fa, e già il 21 di dicembre di quella spedizione erano già stati montati tutti i campi. Poi sono andati in cima ovviamente in pieno inverno perché era già gennaio, però questa la dice lunga come l'unica spedizione invernale che è arrivata in cima sia stata 37 anni fa, e che siano stati attrezzati i campi, diciamo, ancora in quello che oggi abbiamo capito non essere l'inverno. Allora invece era diverso, perché l'inverno per problemi anche di rilascio di permessi, pensate un po', veniva rilasciato il 15 novembre e durava fino al 15 febbraio, quindi non posso imputare a un varo o una negligenza degli alpinisti di allora, era veramente diverso da un punto di vista anche burocratico, perché così almeno loro partivano nel rilasciare già nuovi permessi per la primavera a metà febbraio, era una questione di convenienza economica, okay? Quindi c'è un motivo se è stata fatta una volta sola in 37 anni, se è sottoscritto insieme ad altre persone sufficientemente, decisamente brave, non siamo riusciti ad arrivare in cima. Ci sarà un motivo se anche adesso
I belgi ci hanno provato, sono venuti a casa, i finlandesi sono venuti a casa, e insomma mi sembra che sia abbastanza evidente che non sia un problema mio. Torniamo un momento a valle in un certo senso, abbiamo visto le immagini di Ares Chicon che consegnava le frontali agli abitanti di San Madone, un po' la volta vi state integrando nella vita di questo villaggio. Ecco, raccontaci qualche cosa di questo ambiente, di come le persone del luogo stanno vivendo la vostra presenza e questo vostro salire e scendere dal campo base. Lo stanno vivendo con una sorta di ammirazione da un certo punto di vista e contentezza, perché sanno che intanto che non siamo sulla montagna siamo con loro e siamo per loro, nel senso che Alex già prima di venire si è fatto dare tutte queste pile frontali per la gente locale. Tutte le volte che un elicottero è venuto, doveva venire anche per noi per portare generi di prima necessità, noi ci siamo subito preoccupati che non ci fosse una necessità anche di qualcuno del posto. Ad esempio, 3 giorni fa un elicottero ha portato giù una persona di 96 anni che non stava bene, poi una settimana fa una persona che stava andando con la scala su nel fienile si è rotta la scala e non sentiva più le gambe, muoveva solo le braccia, quindi c'è da dire che un po' con la nostra presenza, io stesso che vedendo queste necessità e decidendo di venire qua a pilotare, io vorrei anche ricordare che fino ad oggi sono sempre venuto qui a pilotare gratuitamente, non è che sono venuto qui facendomi dare uno stipendio. E quindi questo, seppur è uno dei tanti gesti che tante persone anche meno famose di me fanno nel giro per il mondo, ecco, nascono anche da questi contatti con la gente locale. Quindi io a maggior ragione ho detto, ecco, invece che stare qui, sai cosa faccio? Vado giù e comincio già la procedura burocratica della Civil Aviation Authority per la mia licenza, per i miei permessi e così via. Quindi questi contatti sono decisamente più virtuosi che non tentare una montagna d'inverno, che ovviamente è l'obiettivo per cui sono qua, ok? Adesso dovrò mettermi qui a fare un ragionamento, perché se devo stare fermo ancora 10 giorni, magari faccio anche qualcos'altro in questi 10 giorni. Purtroppo andrei magari in qualche altra valle a tenermi acclimatato e allenato, ma il brutto tempo è altrove. Quindi i contatti con queste persone, che sono la parte bella di ogni viaggio, non stanca mai. Anche i nostri farmaci, io lascio sempre i miei farmaci poi al dispensario medico del villaggio, ok? Diamo una mano noi andare, non so, a spalare sia la piazzola dell'elicottero, sia quando arriva l'elicottero il fondo delle taniche di cherosene viene sempre distribuito alla gente locale che lo usa per le lanterne ad olio, per l'illuminazione, lo usano anche magari per far bruciare un po' di legna che magari giace coperta da neve o bagnata e fanno fatica ad accenderla per il loro fuoco domestico. Ecco, c'è un interscambio che è una parte bella di questi viaggi. Bello, appunto, infatti volevo sentirtelo raccontare. Un'ultima battuta brevissima: il clima di tutto il resto del team, a cominciare da Alex, è in linea con la tua posizione? Tengono tutti duro sulla perseveranza o c'è del nervosismo? No, assolutamente sì. Guarda, ho appena ricevuto adesso un messaggio, mentre sto parlando con te, da Alex, mi dice ma noi a questo punto saliamo il 3 o il 4 febbraio, cioè immaginatevi una persona che è giù a San Marion con gli altri, che dice vabbè il 3 e il 4 vado su, ecco il 3 e il 4 vado su, oggi è 26 e vuol dire che ci sono 5 giorni di febbraio, più aggiungi altri 4 giorni, vuol dire che fra 9 giorni salgo al campo base. Quindi per stare 9 giorni seduto ad aspettare, o anche se pur ti dai da fare, vai in giro, spacchi la legna, dai una mano alle persone, dà l'idea di quanto non sia solo un esercizio muscolare, permettetemelo di dire, l'alpinismo invernale sugli 8.000. Cioè io ho capito anche facendo le montagnette, tra virgolette, prima di queste, che se invece di tentare gli 8.000, tentassi già i 7.000, indipendentemente dalle difficoltà, indipendentemente anche dalla stagione, sarebbe uno scherzo in confronto, no? Perché il 6.000 e 7.000 puoi fare la tirata, il 48 ore di bello, vai su. L'8.000 è tutta un'altra cosa, perché su questi 1.000 metri di dislivello e questo crollo della tua capacità di essere veloci su queste montagne e l'obbligo di dover dormire in giro, cambia tutto.
cambia veramente tutto. E quindi è una scelta che costa, anche se gli 8.000 hanno probabilmente un po' stufato, e probabilmente hanno stufato anche le invernali, non lo so, però capisco che insomma, se avessi, nella scelta del palmarès delle possibilità delle invernali, ho scelto proprio veramente la peggiore, continuo a sceglierla. Comunque sì, Alex è in linea con me, lui ha già detto che questa sarà la sua ultima invernale in alta quota, mi verrebbe a dire lo capisco, spero di saperlo imitare, e intanto vediamo come va a finire questa fine. Intanto siete qui, comunque non preoccuparti che le invernali non stufano, a giudicare dalle persone che stanno anche seguendo Mountain Blog e gli aggiornamenti che facciamo e i commenti che sono bene, sempre numerosissimi, e le incitazioni, per cui se possiamo bene, in qualche modo farci tramite di questo pubblico, lo facciamo. Ti porto i saluti di tutti, tu portali ad Alex e a tutto il gruppo, ti ringraziamo per il tuo tempo, la tua disponibilità. Fatto. Allora guarda, voi adesso dovete fare anche i proseliti, perché adesso servono anche le nuove generazioni degli 8.000isti invernali anche sugli 8.000, ok? Perché la generazione di polacchi è finita, e forse per quel nuovo adesso forse è riappare. E tra un po' finisce anche quella italica e spagnola, e quindi c'è bisogno di giovani, e siccome c'è tanta gente, soprattutto anche in Italia, vedo veramente tanta gente forte e brava, spero che abbiano voglia anche loro. Se sono intelligenti fanno montagne magari meno costose, più veloci, 6-7 mila metri, e magari anche più tecniche. Simone, prima che ti stufi tu di fare le invernali, potresti essere proprio tu che cominci a portare dei giovani a fare sì, scuola. Sì, potrei. Perché no? Sì, ma mi hai dato una responsabilità in più. Vabbè, ok, ti saluto, va bene. Ti ringrazio per avermi contattato. Ciao. Allora, con quest'ultima responsabilità che abbiamo consegnato a Simone, come se non bastasse quella che ha già della spedizione in corso, lo ringraziamo per il suo tempo e la sua disponibilità. Questo è Outdoor Ambiente, un podcast di Mountain Blog. Io sono Andrea Bianchi, in regia Mirko Sociu. Arrivederci alla prossima puntata, e magari anche a qualche nuovo aggiornamento sulla spedizione di Simone Moro al Manaslu.